Un saluto a tutti voi e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Battlefield 4. Oggi andremo avanti con la missione. Fretta, dottore. Ci sto provando, signore, ma i rifugiati da curare sono molti. Abbiamo una stima di quanti ce ne siano a bordo? Credo fra 350 e 400. Presto avremo il numero esatto. C'è altro? Sì, signore. La mia richiesta di altri aiuti. Spiacente, Doc. Dovrei accontentarti di quello che hai. Quando raggiungeremo la Titan, ci daranno una mano. Agli ordini. Signore, so che c'è del malcontento per via di questi rifugiati cinesi, ma per quanto mi riguarda è stata la decisione giusta. Grazie, tenente. Parlavi nel sonno. Brutto sogno. Cambio di turno tra 10 minuti. Ma sono in piedi da 2 ore. Non mi farei dormire dopo quello che è successo. Dentro un forno. Questa fottutissima nave manca l'aria. Ah, senti, è passato Irish. Non ha osato svegliarti. Ci credo. Meglio dormire quel poco che si può. Che si vede, Rekker? Ok. Aspetta un attimo. Trova Irish. Irish. Dimmi che dobbiamo occuparci di navigazione, sonar e condizionamento. Questo è l'elenco. Almeno abbiamo i motori. Sei tu, Irish? Perché? Non hanno le candele. Per fortuna i motori erano accesi quando è arrivato l'aereo. Non sono loro. Non li spengono mai. Questo è il corridoio che ho percorso prima. Ma qui è chiuso. Non è qui. Vediamo se è questo. Non interagisce. Sergente. Da dove si esce? Qui niente. No exit. Ecco qua. Bel tempo e binocolo. 100 anni fa avremmo fatto il culo a tutti. Adesso invece siamo ciechi. Fottuti cinesi. Non sappiamo se sono stati cinesi. Scommettiamo. Io ci punto 100 verdoni. Quando raggiungeremo la Titan lo sapremo di sicuro. Stazione 6, visto qualcosa? Negativo. Ma credo ci sia terra qui vicino. Per i gabbiani, dici? Sai, siamo ancora capaci di navigare alla vecchia maniera. Garrison ha già preso le vecchie mappe. Al lavoro, forza. Non siamo a casa da prima di Shanghai. A questo punto penseranno che siamo spariti. Sono passati solo pochi giorni. Ecco qua. Che sanno delle MP. Prima o poi chiunque parli o comprenda il mandarino, faccia rapporto al proprio comandante. Signor sì, signore. Anzi, si dice solo signor sì e basta. Allora, vediamo un po' qua, vedo. Bene, l'attacco EMP ci ha regalato tante sorprese. Sergente, la Grazie. Giornata è ancora lunga. Trevor, porta i tuoi ragazzi ai generatori AL4. I sistemi idraulici sono bloccati,
Controlla gli innesti principali e verifica che gli scarichi siano liberi, ok? Poi dobbiamo riattivare condizionamento d'aria e filtraggio. Squadra energia, la palla passa a voi. Iniziate dalle sezioni B4 e D9. Vedete cosa si può fare. Stamper, Underwood, mi segnalano acqua alta nei livelli sotto il punto. Portami, hey, per favore. Ah, ecco. Dov'è Irish? Irish! Come va? Tieni. Ci sono 396 superstiti. Per lo più donne e bambini. Niente male, eh? Già. Ehi. E dai, cazzo, quei poveracci ti sembrano nemici? No, certo che no. Ma non eri tu a dover decidere. C'era Wrecker al comando. Che due palle, Pac. Vedete di andare a fanculo tu e i tuoi protocolli del cazzo. Sai che ti dico? Parliamone di sopra, in caso ne risponderò a Garrison. No, non tu. Il caposquadra. In condizioni ottimali, questa nave avrebbe difficoltà ad accogliere 400 rifugiati. Pazienza se Garrison è incazzato. Ma cosa c'è sta da fare? Devi lavorare sui tuoi modi, Irish. Prego. Allerta! Allerta! Aia. Tutti ai posti di combattimento!
combattimento non è un'esercitazione. Porca miseria. Guardate. Credo sia dannato. Cacchio, un attacco. Porca miseria. Bel casino. Cos'è sto lungo? Quanti cadaveri. Tombstone! Dove cazzo è Tombstone? Sergente Wrecker, raduna i tuoi, con me! La seguo, signore! Forza, Wrecker! Andiamo. Alla Titan resta poco tempo. Qualcuno deve salire a bordo prima che finisca in fondo al mare. Abbiamo capito già. Le variabili in gioco sono molte. Non sappiamo chi ha attaccato né se tornerà. Non devono esserci sorprese. Tombstone non la deluderà. Sergente. Comandi. Metto l'agente Kovic al comando. I suoi ordini saranno i miei ordini. Se posso permettermi. È tutto. Ma capitano, non c'è altro da aggiungere. Irish. Seguirai gli ordini. Farò spazio per i superstiti. Signor Siri si disporrà in assetto da difesa un chilometro a est della Titan. Agente Kovic. Comandi. Aggiorna la squadra. Cercheremo informazioni e superstiti. Preparatevi, armi e respiratori. Allora, arma da fianco. Arma primaria. Arma secondaria, ecco qua. Al momento quella è bloccata. Precisione. Al momento questa sembra essere l'arma migliore. No, arma secondaria no. Mi serve. Questa qui. Ho fatto preparare una rip, forza! Squadra tutto fare, Oscar Mike. E dai, Irish. Presto, Marine. Il tempo non è dalla nostra. Sergente Wrecker, ai comandi. Wreck, vieni! Ah. Ok. Non abbiamo idea di cosa stia succedendo, Marine. Ma questa è l'occasione per vedere di fare chiarezza. Ai ai ai. Niente cazzate. Va bene. Ho capito, gente. Speriamo della bene. Valchiri dipende da noi. Qui non è in gioco solo la Valchiri, figliolo. Guardala, stavo per esserci assegnato. Abbiamo un'idea di quanto manchi prima che colli a picco. Abbiamo fretta. Cosa cerchiamo esattamente, agente? La Titan è una nave bella grande. Siediti e goditi il viaggio. Hai le informazioni giuste. Stai guidando verso l'ignoto. Che c'è da godere? Dai, ci andiamo. Siete qui per fare un lavoro. Quello che dà gli ordini sono io, chiaro? Sì, signore. Cosa hai detto, Marine?
Niente, mi sto solo godendo il viaggio. La Titan è sulla scogliera appoggiata sul bordo di me. Sì, ma... potrebbe scivolare in ogni momento. Ah, ecco. Non vedo nessuno! Dove cazzo è l'equipaggio? Porca miseria, un backup! Ci credo. Credici, fratellino, qualcuno l'ha fatta fuori. Davi, signore! Dove possiamo andare? Come facciamo a entrare? Intorno! Facciamo il giro! Sì, cerchiamo una palla! Una palla? Da bowling? O da tennis? Là! Un foro nella barca! Ho già visto dai missili! Missili antinave cinesi! Forza, Wrecker, vai! Ascoltate, la Titan era fuori dalla portata dell'EN15. Ha raccolto diverse ore di danni, tutte cose che non abbiamo mai visto. E per questo sarà meglio sbrigarsi. È meglio questa qua. Muoviamoci! Ora ho capito. Passo del leopardo. Quindi colpo singolo, automatico. Kovic, sai come uscire da qui se questo affare si ribalta? No. Prima o poi scivolerà dalla scogliera. Quando succederà, dovremo essere lontani con il registro di viaggio. Non è un granché come via di fuga, eh? Occhio a come ci muoviamo. Siamo sul ponte C, diretti verso la centrale di controllo danni. Portello G46. Da lì si arriva a un passaggio che porta fino in fondo. Allora dove si trova? Da quella parte, avanti. Cosa potete recuperare da un registro di viaggio? Tiene un sacco di dati. Rotta della nave, transponder, registri radar, messaggi in entrata e in uscita. Quel registro racchiude tutte le istruzioni. Ecco il portello. Wrecker l'ha trovato. Deve aprire lui. Comandi. Ah, eccolo qua. Ti do una mano io. Grazie. Aprite. Dobbiamo scendere laggiù. Sai nuotare, Maria. Vero? Arriviamo al ponte centrale e raggiungiamo il livello del mare, ok? Tutti pronti. Comandi. Avete sentito il coglione? Saltiamo. Vai, vai. Irish, Irish. E mo? Corrente o sbaglio? Oh, ma qua. Dai, ci sono quasi arrivato. No! E dai!
Perché fa così? E dai. Mamma mia. Ehi, ascoltate. Superstiti. Forse è solo un suono meccanico. Andiamo, l'acqua sta salendo. Siamo tutti pronti? Pronti ad andare. Sono vicini. Il rumore viene da qui sopra. Signore, sembra un SOS. Forse c'è qualcuno intrappolato. Non puoi saperlo, sergente. Che cosa è successo alla ricerca di informazioni e superstiti? Non è né il momento né il luogo. Chiaro, sergente? Decine di migliaia di vite dipendono da noi. Non solo questa manciata. Anche poche vite contano. Muoviti! Non è un suono meccanico, c'è qualcuno. Un pezzo di me. C'è qualcuno, non possiamo abbandonarlo. Non è giusto. Lo so, Irish, lo so. La sala motori. Cavolo, tutto il ponte è allagato. Merda, credo che l'acqua stia salendo. Proviamo un passaggio. Dobbiamo recuperare le informazioni prima che la nave affondi. Oh, fantastico! Si sta allagando! Patch, back. Allora è qui. Eccola qua. Sono oltre quella porta. Sì, presto. Qua giù! Qua giù! L'acqua si sta alzando! Aiutateci, questa è l'unica uscita! Cacchi. Tranquilli, vi tireremo fuori! Risposta com'è? Sigillate. Aiutateci! Niente da fare. Andiamo via. Col cazzo! Non esiste che li mollo qui! Senti, anche con una fiamma ossidrica ci vorrebbe troppo. Tutto quello che riusciremo a salvare sarebbero solo dei cadaveri. Ce ne andiamo, è un ordine! Hai sentito, Garrison? Vaffanculo, tenete duro, soldati! Dai, no! Dammi! E dai, Irish! Calmati! Mi dispiace! Andiamo, via, via! Bastardo, questa me la paga. È fottuto. Wrecker, dai, andiamo. Ci hanno chiusi qui. Non voglio morire qui dentro. Chi è stato? Ci hanno rinchiusi e lasciati qui. Non so perché. Prima colpiscono la nave con un missile. E poi la porta. Non mi tocca. Andiamo avanti. Manco a me. Non voglio morire qui. No, per favore, ditelo a mia madre. Dovete dirlo a mia madre. Non posso morire così! Non potete lasciarmi a morire così! Ha ragione. Cerchiamo di sbrigarci. Tra un paio di minuti la nave è a bordo. L'hai trovato, Wrecker? Bella, Star Disk. È un hard disk RGB. Adesso ce ne andiamo da questo cazzo di rottame. Era ora, cazzo. Torniamo alla Valchina. Sento delle... Al tuo Bene, voi non fate niente. Dobbiamo ripiegare. Indietro. Ma
Sì, ma questi non fanno niente però. Cioè, non attaccano, non fanno niente. Faccio segnale, Rek. Bene, andiamoci dentro. Sì, ma... Indietro, indietro, forza! Oh mio Dio! Ah, mi ero scordato, ecco, ma... Fuoco di copertura, dai. Porca troia, Rekker, che gran colpo! Forza, sta sparando! Ma... Almeno. Kavik, qual è la via d'uscita più veloce? Dritto avanti a noi! Fuori dai piedi, bastardi! Bravi, perché non scappate? Riparo! Presto! Ma questi non fanno proprio niente. Ah, porca di quella! Porca puttana! A terra! Caspiterina.
Avanziamo! Avanziamo! Thank you.
vado a pezzi, figli di troia! Allora facciamo presto, non è ancora finita. Spero che sia un elicottero amico. Turbo. Di comando non dà segnali da 10 minuti. Le forze di Chang avranno tagliato le linee. Maledizione, che ne è stato delle persone insieme a Garrison? L'uomo e la donna. Quali uomo e donna? La coppia di cinesi. La nave è piena di cinesi. Cazzo, dobbiamo raggiungere il ponte. Ora! Verso il ponte di comando, fai strada, Rek! Attenzione, ragazzi, non è facile distinguere i nemici. Stinger, eccolo qua.
E qui prendiamo un RPG. Fuoco attivazione. Adesso fatti di carta, non sti ripari qua. Capire da dove arrivano i colpi d'arma da fuoco. Scavalchiamo, vediamo. Riprendiamoci le macchine. Ah, la segnala sulla macchina. Oh mamma, non mi sono andato a piazzare qua. Devo ripiegare. Volevo assestare il loro colpo alle spalle, ma colpo dall'alto, ma niente. Passare dall'infermeria. Passiamo dall'infermeria.
Va bene, signor sì. Anna è nei guai! Sfondatela! Cazzo! Dai, back! Cavolo! Si passa! Però se la cava, lui dove? Garrison l'ha trasferito! Cosa? Senza di te? Sai che non mi dà mai retta? Che dovevo fare? Picchiarlo? Sono rimasta qui in difesa. Chiama il ponte di comando e chiedi a Garrison dove l'ha mandato. A te darà ascolto. Cazzo, Anna, il ponte di comando è isolato. Vattene da qui. Tombstone, andiamo. Ti seguo. Non mi c'è una continua sorpresa, Anna. Andiamo. Ti è sbucato questo. Da solo non ce la faccio, aiutami, Racca! Oh, chissà. Elicottero, attenzione! Ai ai ai. No, di nuovo. Nessuno tocca la Valkyrie! Arrivano assalto aereo! Oh no! Trasporti truppe! Distruggiamoli prima che sbarchino! Dobbiamo impedire che quei bastardi arrivino al ponte di comando! Come ingaggiare?
a secco. Meno male. Qui dentro c'è tutto. Fred, Garrison dai codici. Chang vi darà la caccia. Sarete al centro di tutto. Lui deve vivere. Marin, dite a Garrison di fidarsi di lei. Grazie. Riker! Sei al comando! Vai! Vai! Forza, andiamo. Vado avanti io! Che facciamo? Cerchiamo Garrison in plancia. Ok. Sei di nuovo al comando. Forza ragazzi. Libero! Grazie. Liberati, io l'ho liberato. Capitano Garrison, la plancia è libera. Oh. Sta bene? È stabile. Bella la glocca. Dov'è finito, Kovic? Non ce l'ha fatta. Porca puttana. Grazie a Tombstone, la Valkyrie galleggia ancora. Però è conciata piuttosto male. Siamo lontani da casa, gente. In acque nemiche. E il peggio deve ancora arrivare. Quindi sono felice di avervi a bordo. Sergente,
Comandi. Voglio un rapporto tra 15 minuti. Ciao Cirillo, buon pomeriggio. Scusa se ti ho risposto, sto in ritardo, ma ero molto preso dal gioco. Benvenuto in live. Grazie mille, scusa ancora. È stato distrutto da un attacco missilistico cinese. Questo è tutto territorio di Chang ora. Se della nostra flotta è rimasto qualcosa, è là fuori, che brancola nel buio. Capisco, capitano, un motivo in più per essere cauti. Però aggiungerla alla squadra, Irish non la prenderà. Irish non ha il quadro della situazione. Le circostanze sono eccezionali. Lei verrà con voi. Ho capito. Irish è un bravo uomo, lo terrò d'occhio io. Ti ringrazio, Park. Sei fatto a modo tuo. Ma non sei niente male come leader. Grazie, capitano. C'è qualcosa da sapere in merito all'assalto all'aeroporto? Sì, va a prendere lei. Fairbus. Ciao, prego. Carissimo. Mi serve il vostro aiuto. Buon pomeriggio. Cerchiamo di non sprecare i nostri ultimi missili. E ben riletto. E controllate la zona. Diteci quando gli aerei sono sulle piazzole. Eliminiamo quegli stronzi e andiamo a ovest, passando dallo stretto. Sì, capitano, una passeggiata. Breaker, potreste non farcela. Molti non ce la faranno, ma questa è l'unica speranza. La squadra che arriva all'aeroporto e lancia il Bengala ha 30 secondi per andarsene, prima dell'impatto dei missili. Ricevuto. Non fatevi fregare dal fuoco, amico. Anna? Ui, grazie. Andiamo, Rebecca. Grazie per i bit, scusa ma non so perché non mi ha avvisato il programma. Comunque grazie per il sostegno. A salute. Andiamo Marina, andiamo! Ordini del capitano Irish. Oh, dove pensi di andare? Mi sono offerta. Ti sei offerta, ma chi l'ha provato? Il capitano Garrison, parlane con lui. Tu lo sapevi? Parli mandarino, sergente. Quello che so non so fare non è a far tuo signorina. Ascolta, io voglio soltanto aiutare. Tu sei con me, vero? Cazzo, secondo me stiamo facendo un grosso errore, un rischio e anche un peso. Ma intanto lei ci può dare una mano a parlare con le altre persone. Attenzione, messaggio del capitano Garrison. Guerrieri della Valkyrie, siamo stanchi. Abbiamo sofferto, perso amici, persone care. Faremo in modo che non sia stato vano. La tempesta ha bloccato l'aereo nemico, ma non sarà per molto. Forse resta solo la nostra nave, ma non ci arrenderemo senza combattere. Andremo a ovest, colpiremo l'aeroporto sfruttando la tempesta, creando un passaggio nello stretto di Singapore. Dobbiamo essere rapidi e decisi. La tempesta ci porterà a casa. Albis Ardua. Incazzare, ma hai quella cazzo di pistola lanciarazzi? Sì, ce l'ho. Qualcuno sa se la tempesta si sta raggiungi l'aeroporto. Potrebbe calmarsi tra mezz'ora. Sembra più una depressione tropicale che un tifone. Cos'è un tifone? Voi lo chiamereste un ragazzo. Tempesta o no, dobbiamo farcela. Se l'attacco manca il bersaglio, molte persone soffriranno. Greg, davanti a te c'è un punto libero alla spiaggia. Ma c'è qualcuno che sta sparando. Sì. Come ci si sta a terra, mannaggia. Supporto!
un MG42. E mi metto di una mezzo blindato qua. Ammazziamoli forza! Bravi,
notte sicura. E qua sono rimasto quasi a secco. Ho già individuato un nemico qua. Due. Che miseria! Avanti! Avanti! Riparare l'equipaggiamento buono. Passeranno via. Fuori il binocolo. Vediamo con cosa siamo a che fare. Thank you.
Non ho capito perché questa non l'ha fatta. Ciao, Levo. Bentornato alla live. Ben arrivati a tutti, scusate ma questo gioco è qualcosa di molto molto particolare. Certo, copertura. Ma il carro non ho capito, ma si è bloccato. Qua non c'è. Vediamo un po'. Chat squadrone no. Pronto,
un'arma di carro manco a trovarla. Anna, stai lontana! Va bene.
Vediamo se ne abbiamo lasciato qualcun altro indietro. Credo di no. Ok, andiamo avanti. Ok, qual è la squadra di supporto? Bene. Il portello era aperto. L'esplosione ci ha quasi preso. Cos'è successo? Ho un adulto. Ma fortunati a essere vivi. Dovremmo prendere il carro. Quale carro? Anche se sai sparare non significa che tu sappia combattere, chiaro? Ma certo. Caricat Novara. Vale anche per noi. Albis Ardua. Ok, ricevuto. Ma sono tutti mezzi nemici? No, credo. Cioè sono rimasto da solo. Arriva da quel veicolo.
avanzate per l'aeroporto. No, per di qui non si va. Sono due. Caricat Novara. Caspiterina. Hanno fatto il pelo. Aspettiamo prima che... Ok, andiamo avanti. Ci passiamo, ci incastriamo. Questi sono anche proiettili, sì. Potrebbe esserci una sala di controllo. Ma qui? Forse è questa. Eccolo lì, ho visto. Allora, questi antiaerei e questi anticarro. Minor capacità di danno. Questo. Prendiamo la roba e andiamo.
Caricat Novara. Poi mi fanno molto male gli RPG. C'era uno proiettile armiati carro. Eccolo lì. E uno. Ah no, non l'ho proprio preso. Pensati. E io resto qui. Uno. Vieni. Vieni. Ottimo, quasi sicuramente ce ne sarà qualcun altro. Dov'è? Dov'è sto carro? Nel dubbio entriamo nei giardinetti qua, anche se mi sa che ci aspetta un'imboscata. Sulla mappa sta là dietro, sta quel salento. Adesso è una bella imboscata. Bello difficile. Quindi dove stavo questo? No, di nuovo. Non conviene. Bisogna cambiare tattica. Altrimenti non ne usciamo più da qua.
Io me la svigno. No. Niente. Vabbè, prima questo e poi quell'altro là. Quindi prima quello lì nel parco. Dai, su. Ora dovrebbe spawnare. Sparito. Dove sta? Aperture e allineamento, per qua stiamo. E lo sapevo. Ma quanti ce ne stanno qua?
impossibile, ma come si fa? Sai che bisogna andarci a piedi. Li attiriamo e poi ma se io andassi e niente, tentiamo. Ah, mi muore più oltre la collina. Oltre la collina dove? Destro del mouse si attiva il sensore di infrarossi. No.
ora dovrebbe comparirne un altro nell'altra piazza, qualche parte qui. Colpito ancora. Colpito ancora. C'è ancora un altro lì. Ce n'è ancora un altro. Non mi fido però. Cambiamo posizione. C'ero quasi riuscito. Due, breve, uno più o meno lì, dovrebbe apparire.
blu. Niente proprio, bisogna andare dall'altra parte. Allora, ingaggiare il nemico frontalmente. Dobbiamo ingaggiare il fuoco su due lati. Iniziamo ad abbattere un po' gli ostacoli. Occhio. Uno. Colpito. Quasi. Come fa questo? Ah.
sa che devo avanzare. Bene. Quell'edificio, Rex. Ehi, flashback! Vogliamo dismettere. Ma questi... Ecco l'aeroporto. Sì. Sì, e dobbiamo arrivarci sani e salvi, o la missione salta. L'altra parte di questo edificio dovrebbe esserci un poligono. Un poligono. Da là avremo una visuale migliore. Ma questo mi sembra... Forza, Neke! Contatto davanti a noi! Wrecker, vai e puniscilo! Non ho capito. Muoio di freddo. Il ponte là. Restiamo solo nei porti. Dobbiamo andare. Là saremmo esposti. Non avremo nessuno scampo. Un cano migliore. Le di Ravenor, la tempesta sta passando. Non abbiamo... Questa storia non mi piace, sei matta! Vuoi affrontare un esercito? Abbiamo discusso la missione nei minimi dettagli con Garrison, ok? Conosceva molto bene. No, tu ne hai discusso. E ne hai discusso alle mie spalle. Che cazzo? Non vuoi una donna in squadra? No, non è perché sei una donna. È che sei una bugiarda! Ok, vai! Ma io, calmi! Avanti! Maglione. Abbiamo una missione! Ha ragione. Pensa a quelli sulla banchina. Quelli che hai salvato. Loro contano su di noi. Cazzo! Dammi una mano, Riker! Non mi fido. Ci nasconde qualcosa. Teniamola d'occhio. Vai. Ok, facciamo presto. Ai ai ai, ragazzi. Guarda di vedere degli aerei. Nessun aereo militare, però. È solo questione di tempo prima che li tirino fuori. Forza, la tempesta non durerà a lungo. Speriamo non bene. Sembra proprio. Bene. Dentro le macchine.
copertura. Ah. Movimento davanti! Attraverso l'autobus! Dai, attraverso l'autobus. Sì, ma questo però. Bene, cessare il fuoco. Ma tempesta di otto qua. Tifone, typhoon. E qua? Che facciamo? Ok, vediamo un po' questo che dice. Qui non si interagisce qua. Sapevo. Annato ponte, spicciamo! Ok, a braccio libero! Tre bersagli! Eliminiamoli, forza! Bersaglio distrutto! A posto! Andiamo! Ok, torniamo all'auto! Buck, rompi il finestrino! Anna, controlla il freno a mano! Al tre! Uno, due, tre! Ci siamo quasi! Ma... No. Per un pelo! Dobbiamo andarcene di qui! È troppo pericoloso! Non ce ne andremo senza di te! Nessuno deve restare indietro! Spingiamo! Oh mio Dio! Dammi una mano! Dovresti essere libero! Qual è il problema? Qualcosa la sta bloccando! La cinghia! È bloccata dalle cinghie! Prendilo! Cos'è? È una fottuta mano! Tagliamo le cinghie! Tagliamo questa incazzo di cinghia! Forza! Tagliamo la cinghia! Aia. Beh. Risali la corrente. Grazie, abbiamo quella gelata. Tutti ok? Quella stronza. Silenzio. Hai i canali di scolo, eh? Bene, siamo proprio sotto l'aeroporto. Ecco la via d'accesso.
pazzi, pazzi. Oh là là. Non avrei mai detto che sono stato felice di stare in una fogna. Non è male essere riparo dalla tempesta. Hai bengala? Tranquillo, ce li ho. Bug. Adesso? Dobbiamo salire di sopra e confermare le coordinate. No, chi ti ha chiesto niente? Voglio sentire qualcuno di cui posso fidarmi. Sì, confermare le coordinate, lanciare il bengala e andarsene. Possiamo farcela. Ci vogliono. Da sì. Quanto tempo fate squadra? Irish e Wrecker si conoscono da molto. Dan era il capo squadra. Io sono nel gruppo da circa un anno. Cos'è successo, Dan? Se l'è preso il mare. Oh, mi dispiace. Non lo sapevo. Che dobbiamo fare? Ehi, Wrecker, vediamo di uscire dalle fogne. Allora, arma secondaria. Questa è più precisa. Sento delle voci. Cosa abbiamo? Dei tecnici e alcuni soldati. No, ho voluto fare l'eroe, non va bene. Troppo. Passo troppo affrettato. Cosa abbiamo? Dei tecnici e alcuni soldati.
ma vuoi? Siamo vicini a uno degli hangar principali. Boh. Non sei tu a comandare, Ara. Che problema? Forza, ragazzi, di qua. Vuoi uni? Esatto, non hai fatto proprio nulla. Dove arrivo io? Vuoi uni, arriviamo a questo aeroporto. Cioè, volevo dire Anna, non a te ovviamente, ma a questi altri due amici qua. Mappa, e quando ce ne sono? Sì, ma con calma, eh. Penso di devi cambiare proprio posizione. Bloccato, mannaggia. Oh. Avanti, siamo gli addosso. Soppressione! Grande. Grande Anna. Aiuto. L'ho beccato, ma poi qua chi avanza?
c'è qualcuno qua dietro. Ok. Peccato che non si può nemmeno arrampicare. Svegliati, cazzo! Puck! Non no. Farmi questo! Forza, forza! Che cazzo? Puck, Pasquale. T'ho fatto da puttana! Ehi, inserisci questi cose. Prendiamo questo. Mi spiace, Rick. Non c'era altro modo. Guarda un po'. Ventidue marine morti nell'assalto. Non abbiamo risorse sufficienti per curare tutti i feriti. Le acque controllate da Chang saranno anche alle nostre spalle, dottore. Ma non è ancora finita. Ci servono tutti vivi e pronti. Ah, signore, Tombstone. Non sono fra i caduti. Oh, cazzo. Va bene, ok. C'è altro? Se vengono catturati, che probabilità ci sono? Se sono in mano a Chang, credo che non li rivedremo mai più. Alla faccia del bicarbonato di sodio.
Bene, io vi ringrazio di essere stato con me in questa lunga diretta e alla prossima. Grazie a tutti.